in collaborazione con... Attività. Apri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna allo 051 64 87 550. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Buonasera a telespettatori di ETV, benvenuti a Daedalus nella sua versione in studio. Come vedete questa sera tanti gli argomenti, avremo diversi ospiti e cominciamo subito con temi anche di carattere nazionale, perché è qui in studio con noi e lo ringraziamo da subito il senatore Carlo Calenda, leader di Azione. Buonasera senatore. Buonasera, buonasera. Grazie di essere qui grazie con noi. Grazie a voi di avermi invitato. Accanto a lui, probabilmente lo avete riconosciuto, il altrettanto senatore di Azione, Marco Lombardo, che ben conosciamo qui a Bologna. Buonasera. Buonasera. Stavo dicendo buonasera. Assessore, perché io ormai ricordo i bolognesi. Buonasera senatore Lombardo. Mentre qui alla mia sinistra, anche lui lo conoscete, è il collega Giuseppe Pilloni, esperto di politica della nostra pagina politica, e quindi grazie Giuseppe di essere qui con noi. Grazie a te. Allora, direi subito di cominciare con, avremo evidentemente questioni nazionali, ma cercheremo di trattare anche temi locali con il senatore Calenda e con Marco Lombardo. Comincerei però con il motivo anche del suo passaggio qui a Bologna nella giornata di oggi, perché oggi viene a presentare un libro, il suo libro intitolato Il patto oltre il trentennio perduto, già questo aggettivo, e quindi è accattivante il titolo, perché senatore grazie. Di cosa parla? Ma intanto grazie per l'invito. E parla di quello che abbiamo vissuto, cioè noi abbiamo iniziato la Seconda Repubblica circa 33 anni fa, e se lei vede gli indicatori sul paese, tutti gli indicatori sono tutti peggiorati. E la cosa interessante è che in questi 33 anni ci siamo picchiati, diciamo, tra destra e sinistra, metaforicamente per fortuna. Ma se lei prende un elettore di sinistra che voleva più salari, più scuola e più sanità, non li ha avuti, e se prende un elettore di destra che voleva meno tasse, meno immigrati e più sicurezza, non l'ha avuta. E allora uno si chiede, ma, e forse questo dobbiamo chiedercelo tutto, ma cos'è successo? Perché è accaduto questo? E ovviamente la seconda domanda a cui cerco di rispondere è come ne usciamo da tutto questo? Perché sennò quello che io ho l'impressione, io prima lavoravo tra l'altro qui vicino alla Ferrari, ma l'impressione che ho è che è un'eterna ripetizione dell'uguale, cioè ripetiamo sempre le stesse dinamiche, cioè ci innamoriamo di qualcuno, lo mandiamo al governo, qualcuno non ha mai lavorato in vita sua, quindi non riesce a governare, come è normale che sia, dopodiché ci stanchiamo, passiamo al prossimo, ma in tutto questo diventiamo più poveri, diventiamo più arrabbiati e non accediamo più neanche ai servizi essenziali, per esempio la sanità. Queste sono due domande che... La politica non può essere sempre la ripetizione di tutto, per cui l'unica cosa che uno dice è vabbè, facciamo una coalizione contro la Meloni, facciamo una coalizione contro la sinistra, ma questo c'è da Berlusconi in poi, no? Da Berlusconi e Occhetto, ma se poi questo non produce mai niente, che facciamo? C'è la possibilità di costruire un grande patto con i cittadini, fondato appunto su... lo Stato che fa le sue cose essenziali e si concentra lì, salari, sanità, scuola, che sono i diritti sociali e costituzionali, e poi lascia spazio al privato, nel privato, aiutandolo a fare il suo lavoro. Riusciamo a riorganizzare il Paese con una logica che non sia quella di riportarlo alle signorie, perché stiamo per fare questa cosa qua, cioè un Paese diviso e fratturato in cui non si riesce a fare un gasdotto. Ecco, questo io credo che è il momento in cui ce lo dobbiamo porre, perché l'Occidente sta andando a pezzi intorno a noi. E abbiamo guerre e non è che possiamo continuare a fare questo gioco che facciamo in Italia. Io lo chiamo il Fight Club, cioè il club in cui ci si combatte, perché era un famoso film in cui la gente andava in questo posto a darsele per sentirsi vivi. E noi facciamo un po' così, ma non siamo vivi, no? Siamo sempre più in declino.
E la prima regola del Fight Club è non si parla mai del Fight Club. E infatti non parlano del Fight Club. Se voi vedete i politici di destra e sinistra che si dicono comunisti, traditori della patria, li incontrate a mangiare insieme la sera. Cioè è tutto uno spettacolo, perché se uno pensasse veramente che quelli sono fascisti non farebbe questa cosa qua. Però questo va interrotto, io credo. Senta, senatore, tutto questo avviene a pochi mesi da un appuntamento elettorale importante, vero Giuseppe? Sì, dall'appuntamento delle europee, però prima magari chiediamo subito una domanda localissima su Città 30 che è partita in questi giorni a Bologna con le relative sanzioni, ha creato molte polemiche. Ecco, lei da Roma ha seguito un po' sì, l'ho seguito vicenda. Perché ho seguito anche il dibattito su Milano, che io la considero una, provo a dirla in termini semplici, una completa e demenziale idiozia. Nel senso che è un classico modo in cui questo nuovo PD sta lavorando, perché non era così prima. Cioè l'idea che siccome una cosa è green e magari la fanno a Copenaghen, tu senza considerare le condizioni in cui quella cosa viene fatta in Italia, dici che bello che è green. E quando la applichi crei un tale disastro per cui complichi la vita ai cittadini. E questo non, le transizioni non si fanno così. Le transizioni, e quella green è importante, si fanno mettendo le condizioni per poterla fare e poi la si fa. E questo non vale solo per 30 km all'ora, questo vale anche per quando si fa una transizione, per esempio, energetica. No? Cioè, oggi la sinistra dice solo, andiamo solo con le energie rinnovabili, ma le energie rinnovabili, io ho fatto il ministro dell'energia, sono intermittenti, cioè non ci sono sempre. E l'energia invece deve essere sempre in equilibrio, quindi non puoi avere solo, devi avere un'energia fissa. Può essere il gas, può essere il nucleare, ma deve esserci un'energia fissa. Tutto questo loro cosa fanno? Fa questo nuovo PD che non è nella tradizione del PD, perché il PD è sempre stato molto pragmatico nell'amministrazione. Invece questo nuovo PD della Schlein, che è completamente ideologico, ti dice no, no, green, green, green. Ma come green? Come lo fai? Come lo costruisci? Sennò sono buoni tutti e basta una parola d'ordine, no? Secondo lei perché l'Epore ha fatto questa scommessa? Che perché è nella linea di questa cosa che l'ho detto io, cioè suona bene ed è la ragione per cui la sinistra è destinata alla perenne sconfitta se non esce da questa roba qua. Questo riflesso la sinistra ce l'ha su alcune cose che sono fondamentali, la sicurezza considerata come una cosa di destra, mentre invece è strutturalmente una cosa di sinistra perché colpisce i più deboli, ce l'ha sull'immigrazione, dove non ha una politica per l'immigrazione, perché semplicemente dice chiunque vuole venire può venire, il che è una follia trovandoci noi davanti all'Africa, e ce l'ha su tutto quello che ha a che fare con la politica economica, dove semplicemente si tappa gli occhi e dice no, ma io le fabbriche non le voglio perché inquinano, però che fai allora? Allora? Io credo che questa cosa qui è questa roba qua, è la sinistra della Schlein, cioè l'ideologia da rappresentante di istituto di un liceo. Nel centro storico. Ma lei? Vai. No, poi volevo coinvolgere anche Marco su questa cosa. Perché chiaramente Marco Lombardo è stato assessore a Bologna, conosce, è di questa città, abita qui, e quindi volevo chiedere anche a lei che cosa pensa della Bologna 30. No, condivido assolutamente quello che diceva prima il senatore Calenda. Non basta mettere un bollino con il divieto di superare i 30 per fare una città 30. Una città 30 la si può fare dopo che si è fatto per esempio il tram, dopo che si sono modificate le viabilità delle strade. E non è neanche vero il tema della sicurezza, perché se vogliamo veramente diminuire gli incidenti noi dovremmo fare educazione stradale soprattutto nell'utilizzo dei telefonini mentre si guida, per evitare la distrazione. Noi così rischiamo semplicemente di rallentare i tempi di vita della città e rischiamo di favorire chi è più abbiente, cioè chi è in centro storico e si può muovere al loro interno, ma chi deve utilizzare la macchina per lavoro o per accompagnare delle persone anziane o delle persone disabili rischia di essere messo in una condizione di svantaggio. Ecco perché io vedo una città, visto che vivo in questa città, molto sotto stress. Noi avremo tanti lavori, tanti cantieri da fare, molte cose erano cantierizzate e anche finanziate nella scorsa amministrazione. Dobbiamo rifare lo stadio, il tram, il passante. Adesso la Garisenda. Adesso abbiamo aggiunto lo stress della Garisenda e lo stress della città 30 e quindi io vedo una città fortemente stressata, che invece avrebbe bisogno di sicurezza, avrebbe bisogno di parole d'ordine, chiave, non di continui cambi. E in questo, secondo me, ha ragione quanto veniva detto prima, spesso inseguendo l'ideologia si rischia poi di non favorire la vita dei cittadini. Giuseppe. Calenda, con questo PD, fatto un ritratto non proprio idilliaco del PD e della Schlein, che rapporti ha?
Ma sai, io ho l'obbligo, noi abbiamo l'obbligo, stando all'opposizione, di fare due cose. Uno, di fare proposte alternative, no? Solo non dire no. E poi, questo è un obbligo che riguarda solo noi, peraltro, nella politica italiana. Quando la maggioranza presenta una cosa che riteniamo giusta, la votiamo. Se l'abolizione dell'abuso d'ufficio l'abbiamo proposto noi, non è che votiamo no perché lo propone la Meloni, perché quello che vale è la cosa in sé, se è buona per il paese non è buona. E questa è una cosa che fa solo Azione, non la fa né la destra né la sinistra. Ma in più di questo, io ho cercato di coinvolgere il Partito Democratico, per esempio da ultimo in una grande iniziativa sulla competitività, perché questo governo ha chiuso Impresa 4.0, non sta facendo veramente niente sulla competitività. Ma la risposta che ti danno è no, ma bisogna vedere cosa ne pensano i 5 Stelle. E per cui qui c'è una situazione per la quale alla fine i 5 Stelle con Conte sono il fattore trainante della sinistra. E quella sinistra noi la conosciamo. Ed è una sinistra che ha fatto un disastro. Ha fatto il disastro del super bonus di cui stiamo pagando il conto. Pagheremo il conto per tanto tempo. Sono 150 miliardi con cui avremmo potuto mettere a posto la sanità e la scuola per sempre, per darvi la dimensione, e consentivano a una persona ricca di rifarsi la casa a spese della fiscalità generale, quindi operai e infermieri. Abbiamo visto il disastro di cui poco si parla, ma della Fiat, in cui è stata data una garanzia agli azionisti dal governo Conte di 6 miliardi e 600 milioni per pagarsi un dividendo in Olanda, fare una fusione con Stellantis senza garanzie, per cui piano piano una grande azienda se ne sta andando. Voi sapete che qui c'è vicino Crevalcore, io non solo sono stato, ma quando vendettero Magneti Marelli, io gli dissi dovete bloccare la vendita con la Golden Power, che è un potere che il governo ha. Non fu fatto da Conte e bisognava farlo perché la società che stava acquisendo era indebitatissima e quindi era una stupidaggine, era un disastro annunciato. Io tutte queste cose me le ricordo e allora l'idea che la sinistra così non ci va al governo del paese. Perché non ci va? Perché la gente la sente strana, la maggioranza degli italiani la sente strana. Viceversa, quello che noi stiamo cercando di costruire è un'area che sia, io la definisco repubblicana, nel senso che si ispira alla Costituzione, dove dentro convivono persone che vengono dal centrodestra moderato e dal centrosinistra Marco Lombardo e Mara Carfagna. E convivono benissimo, ve lo assicuro. Cioè, è il bipolarismo che li ha divisi, cioè il fatto che c'è o la destra o la sinistra, invece bisogna ricostruirla quest'area. Senta, lei cita appunto la Magneti Marelli, che lei ha seguito parecchio, non ha risparmiato neanche critiche ai sindacati, oltre che agli Elkan e anche al giornale di proprietà degli Elkan. No, ma lì la storia è molto facile e credo che i spettatori la capiscano in maniera evidente. John Elkan si compra un giornale, cioè La Repubblica, che serve per uscire dall'Italia nelle attività industriali, quindi Magneti Marelli, quindi Fiat, eccetera, senza che la sinistra e il sindacato gli rompono le scatole. Ed è dimostrabile, quando io ero ministro, c'era Marchionne, si producevano il 30% in più di auto, di autoveicoli, anzi, tutto compreso, quindi 30% in più. Eppure Landini rompeva le scatole a Marchionne tutti i giorni per i contratti, per le cose. Oggi Landini, la parola Stellantis, cioè la nuova società che mette insieme Peugeot e Fiat, non la nomina. Perché il principale giornale di sinistra è di proprietà loro. E da quando io ho detto questa cosa, per far capire ai telespettatori, io non ho più avuto un'intervista con Repubblica. Guardi che neanche Berlusconi è mai arrivato a escludere dalle sue televisioni i suoi oppositori politici. Allora, se la sinistra è questa roba qua, è chiaro che anche i lavoratori e gli operai votano la Meloni. Perché se dà la sensazione che sta sempre con i poteri, chiamiamoli poteri forti, ed è sempre contraria al principio per cui la prima cosa che tuteli è il lavoratore debole. Perché? Perché è debole, perché è fragile, non perché per una ragione ideologica, perché l'operaio in epoca di delocalizzazione è la persona più esposta che ci sia e la devi tutelare. Ma se non lo fai perché loro possiedono Repubblica, è grave. Cioè io voglio capire quale sinistra, prima di quella che ha appoggiato Conte, avrebbe mai consentito di dare un ripeto, una garanzia pubblica di 6 miliardi e 6 che abbiamo pagato noi per consentire agli Elkan di pagarsi 2 miliardi e 9 di dividendo in Olanda, fare una fusione, vendere la Fiat e di fatto incominciare a deindustrializzare gli stabilimenti. Cioè, io lo voglio dire in un modo semplice, cioè, ci siamo comportati come un branco di imbecilli e questo l'ha fatto la sinistra, non la destra.
Il superbonus è il provvedimento più di destra fatto in questo paese. Perché? Perché i ricchi possono rifarsi casa a spese della fiscalità generale che serve e dovrebbe servire alle persone più povere. Quindi vede, destra e sinistra, detta in questo modo, vuol dire molto poco. No, sul tema appunto delle politiche di sinistra, ancora una volta con Marco, quando era assessore, ha affrontato di petto, vorrei dire, il tema dei rider, dei cosiddetti portapizze, cioè un tema chiaramente di sinistra. Quando il senatore Calenda parlava degli operai in difficoltà, ecco, forse un'altra categoria in grande difficoltà è appunto quella dei rider. Ha visto dei miglioramenti, visto che continua a vivere in questa città, visto che continua a frequentare questi portici? No, e mi sembra che anche quella sia un'occasione sprecata, perché quanto era stato fatto anche da questa città all'interno di quel contesto è andato sostanzialmente in disuso. Ma pensate anche ai tavoli di crisi. Io, insieme al sindaco precedente, all'amministrazione precedente, tra cui c'è anche l'attuale sindaco, abbiamo gestito 87 tavoli di crisi. E tra i tavoli di crisi c'era anche il tavolo della Magneti Marelli, c'era la Breda Menarini, c'erano altre. Ecco, il fatto che oggi non ci sia un presidio politico sul tema del lavoro in questa città è una cosa che mi preoccupa. Perché se voi ci pensate, noi andiamo sempre a rimorchio di decisioni che stanno avvenendo altrove. Guardate cosa sta succedendo sulla Perla. Siamo ormai a rimorchio di decisioni che avvengono nelle aule di tribunale piuttosto che gruppi finanziari. Dov'è il presidio politico che una volta questa città voleva avere? Allora, essere progressisti non può essere uno slogan. La città più progressista d'Italia, se io non favorisco i ceti più deboli per avere le stesse opportunità, non gli stessi punti di arrivo, ma le stesse opportunità delle persone che invece hanno più disponibilità, diventa uno slogan vuoto. Stessa cosa, noi ormai ci muoviamo in una dimensione di una città che è una dimensione di una città metropolitana, di 1 milione di abitanti, ma noi molto spesso concentriamo le politiche solo all'interno del centro storico, senza renderci conto che il più grande problema in questo momento nella nostra città è il problema casa. Allora, io ho sentito parlare di tanti piani casa, non ho visto la risoluzione di questo tema. Oggi una persona a Bologna lo trova un contratto di lavoro perché c'è il 3% di disoccupazione, ma se io non trovo una casa e alla fine quanto io vengo retribuito non riesco a pagare un affitto, allora evidentemente c'è un problema. Se posso, questo c'è. È un altro tema fondamentale. Prima abbiamo parlato della sanità, dove abbiamo scelto di non investire, della scuola. L'Italia oggi è tecnicamente il terzo paese più ignorante dell'Unione Europea. I ragazzi escono dalla scuola secondaria per il 40% impreparati, la media europea è il 20%, il doppio. È una cosa gravissima, il tempo pieno che a mio avviso va fatto fino alla fine del liceo, per essere chiari, ma non ovviamente con lezioni, ma tirando fuori i ragazzi dalla strada, facendogli leggere. Questo sarebbe il compito dello Stato, aiutandoli a fare i compiti, eccetera. Ma i salari reali in Italia sono diminuiti del 2% in 30 anni, sono aumentati del 34% tra Francia e Germania. Perché è successo questo? Perché la contrattazione collettiva nazionale, di cui noi ci beiamo continuamente, diciamo che bella, che è certo bella, ma in realtà ha determinato un appiattimento dei salari in basso. Quindi tu oggi hai due problemi diversi. Il primo problema è il salario minimo per le persone come i rider. Poi i rider hanno fatto un contratto nazionale a 9 euro l'ora, cioè sotto i 9 euro l'ora non deve poter lavorare nessuno. Quella è una soglia che hanno tutti i grandi paesi occidentali. L'altro problema è che noi dobbiamo rivederlo, questo meccanismo della contrattazione collettiva nazionale. Questo è un tema che la sinistra non può toccare perché è molto legata al sindacato, ma è chiaro che se tu hai una situazione per la quale non riesci a spostare una parte della contrattazione su le aziende e i territori, quello che ti succede è che non è che tutti vanno in alto, tutti vanno in basso. Per cui tu hai oggi uno stipendio che magari, parlo di un contratto di metalmeccanico che magari è 1300, 1350, 1400 alla fine con tutto dentro, il welfare aziendale eccetera, che è una cosa che fa stare relativamente bene al sud, è disastrosamente male al nord. Ma soprattutto, magari tu hai una fabbrica al sud che quella cosa non se la può permettere di pagare più di quello, ma al nord c'hai fabbriche che hanno fatto record di utili e devi aiutarle a redistribuire un pezzo.
Allora, tutto questo è un paese che, come posso dire, dà il senso di un paese, poi si trova anche nella città, che è come se non riuscisse a fare accadere niente. È come il piano casa, no? Cioè, i piani casa, a Roma, vabbè, lasciamo perdere, ne abbiamo visti 200.000, ma quello che succede è che poi non accade. Ci mette tantissimo tempo ad accadere. Che tutta l'attenzione è tutta, guardate, oggi noi stiamo discutendo, oggi, giorno attuale, stiamo discutendo sul calendario dell'esercito italiano, che la sinistra considera fascista e la destra dice che non è fascista. E domani sarà le calze della Sant'Anchè, dopodomani sarà... È una discussione demenziale, la Ferragni, noi abbiamo discusso, abbiamo chiesto, commento sulla Ferragni, io non commento la Ferragni perché faccio politica, ed è tutta così la politica. E se noi questa cosa non ce ne rendiamo conto, ci scappa di mano il paese. Se tu hai, come è successo alle ultime elezioni regionali lombarde, dove c'è stato un tracollo di 30 punti di partecipazione, o alle ultime elezioni politiche dove c'è stato un calo di 10 punti nel giro di 5 anni, ma tu veramente hai un rischio democratico, ma non per la Meloni, perché la gente non vota più. E se un giorno arriva un sosia del generale Vannacci e dice adesso voglio 3 milioni di persone, basta, facciamo fuori sti... Guarda che succede, la democrazia cade quando non fa le cose. Giuseppe, senta, diceva appunto della gente che va bene a votare, le europee, il timore appunto è che sia una scarsa affluenza, lo teme anche lei? Sì, io lo temo moltissimo, e poi forse ci avvantaggerà pure, perché noi siamo un partito europeista molto votato, diciamo, dalla parte che è attaccata all'Europa, quindi che probabilmente andrà a votare, ma non va bene. Cioè, quello che provo a spiegare agli elettori è questo: se Trump vince negli Stati Uniti, quello che succederà è che Trump dirà, e oggi avanti nei sondaggi su Biden, dirà dell'Europa non me ne frega più niente. Questo vuol dire che noi perdiamo l'ombrello della protezione americana e non abbiamo un esercito comune. Abbiamo un vicino molto aggressivo, la Russia, ne abbiamo altri molto problematici in Medio Oriente. Ora, a questo giro l'Europa deve cercare di costruirsi come Stati Uniti d'Europa. Se non riesce a farlo, piano piano si smembrerà. E l'anello più fragile dell'Europa, in termini finanziari, ma in tutti gli indicatori che ho detto prima, siamo noi. Se l'Europa non è forte, l'Italia è perduta. Allora, questo tema qua dovrebbe mobilitare le persone, ma il problema è che il dibattito, sapete su che cos'è, se si candidano a Schlein e a Meloni, ma primo chi se ne frega, secondo c'è un piccolo dettaglio, che teoricamente le elezioni servono a scegliere chi andrà a Strasburgo, non chi non andrà a Strasburgo. Cioè. Quindi io non mi candiderò per questa ragione, perché penso che siccome non ci vado, non mi candido. Ma mi sembra, ma possiamo dire che stiamo parlando di una banalità? Certo. Ascolti, lei comunque sta riallacciando un po' i rapporti con più Europa? Ma noi i rapporti con più Europa, diciamo, li abbiamo avuti molto stretti nel governo Conte, molto stretti nel governo Draghi, poi abbiamo fatto una legittima scelta diversa. Io ritenevo, e credo che i fatti hanno dato ragione, che quella coalizione, come l'aveva costruita Letta, cioè con tutto dentro, qualunque cosa, era esattamente la ripetizione degli errori fatti, e infatti è andata molto male. Però ha fatto una scelta legittima diversa. Dopodiché con più Europa abbiamo 90% delle politiche in comune, e soprattutto abbiamo comportamenti che sono molto assimilabili. Cioè, per esempio, riteniamo che chi si candida debba andare in Europa, e questo l'abbiamo messo come barriera. Condividiamo gli Stati Uniti d'Europa, e questo l'abbiamo messo. Quindi io ritengo che questa cosa, tra l'altro con Cottarelli che ha dato la sua disponibilità a guidarla questa lista, sia una cosa utile, interessante, per quello che ne so, perché l'abbiamo fatta sondare molto molto forte dal punto di vista elettorale. Cioè sopra la soglia. Più forte del terzo polo, per essere chiari. Più forte di Renzi, diciamo. No, no, non di Renzi, no. Della coalizione che abbiamo avuto, no. Renzi sono fatti di Renzi, non ne ho parlato persino troppo. Siete quindi che è fiducioso che andrà oltre la soglia di sbarramento? Ma guardi, io ne sono fiducioso anche se Azione si presentasse da sola, nel senso che è sempre stato così. Abbiamo fatto, ho iniziato le elezioni, io mi sono presentato in Terrile, vabbè, levo PD Siamo Europei, che era la lista dove ci siamo presentati, ho preso 280.000 preferenze in questo collegio. Tra l'altro dicendo mai con i 5 Stelle, poi il PD si è alleato una settimana dopo. Vabbè,
Poi mi sono presentato a Roma come sindaco indipendente e candidato sindaco, e quando sono iniziati così la discussione, i sondaggisti dicono ma più dell'8% non esiste, ho preso il 20%. E la stessa cosa è successa alle elezioni europee, ma più del 4 non prendete, abbiamo preso l'8. Perché questo? Non perché siamo bravi o non bravi, per due ragioni. Primo, un sacco di cittadini si sono rotti le scatole di un modo di fare politica, che per esempio noi siamo la coalizione che ha proposto meno, ha promesso meno, che sia oggettivi, cioè che si sia capace di dire se una cosa è utile la facciamo indipendentemente da chi la promette, che si cerchi di essere retti nei comportamenti personali. Io da quando faccio politica ero il primo contribuente del governo Gentiloni perché venivo dalle aziende, ma da quando faccio politica io non accetto un caffè da un'impresa, ovviamente è figurato, nel senso che non accetto soldi né nessun altro tipo di donazione, ma non perché i cittadini quando mi alzo in Senato devono sapere che io lavoro nel loro interesse. Poi come posso fare cose che condividono, che non condividono, ma non c'è un altro interesse che mi paga. Questa cosa qui è una cosa che i cittadini italiani vogliono, quindi il problema non è per azione raggiungere la soglia di sbarramento, non è mai stato. Il problema per azione è costruire una cosa che sia attrattiva, che cresca nei cittadini. Questo credo che è un lavoro molto lungo, molto faticoso, perché si tratta anche un po' di cambiare il modo in cui si è votato fino ad oggi. Giuseppe, non so se vogliamo fare qualcosa, anche una domanda, per esempio, sul terzo mandato. Perché no? Sul terzo mandato, facciamo un po' il gatto e la volpe. Noi siamo contrari al terzo mandato per una ragione molto banale, che l'Italia sta ritornando un'Italia dei dogi, dei duchi, le elezioni, come ho detto prima, le elezioni regionali va molta poca gente, Lombardia è andata veramente pochissima, ma è un trend generalizzato. Questo vuol dire che conta molto il voto organizzato, cioè il voto. Io lo vedo perché ogni tanto incontro qualcuno che mi dice io valgo 80.000 voti o 30.000 voti, che vuol dire vali 30.000 voti, che c'hai gli elettori? Sono voti organizzati, cioè di municipalizzate, cooperative, come lo sappiamo molto bene. Se questo voto pesa di più perché gli altri non vanno a votare e noi cominciamo a fare mandati plurimi, cioè più di due mandati, succederà che a un certo punto noi avremo una specie di ereditarietà della carica, che è quello di cui noi non abbiamo bisogno in questo paese. Per cui il ritorno alle signorie, perché di questo si tratta, per cui alla fine il Veneto oggi viene chiamato Zaialand, ma non è una cosa positiva per i veneti. Al di là del fatto che Zai possa essere un bravo amministratore o lo possa essere Bonaccini, perché non può perdurare nel tempo. I mandati hanno una scadenza come principio fondante delle democrazie, per evitare che si acquisiscano posizioni di potere che poi influiscono sulle elezioni. Senta, parliamo anche di regionali, perché non si voterà a brevissimo in Emilia Romagna, però dopo le europee il prossimo step qui saranno le regionali, quindi Bonaccini per ora in attesa, deve ancora sciogliere il dubbio se candidarsi alle europee o no. Lei che cosa gli consiglia? Diciamo, ma, di aspettare, di rimanere? Ma io gli consiglierei di rimanere a fare il governatore e poi di fare una sua battaglia nel Partito Democratico affinché il Partito Democratico non diventi l'ostaggio o la ruota di scorta dei 5 Stelle. Che vede, il rischio è questo: tutti i riformisti del PD vanno in Europa, ma io sono stato parlamentare europeo, se quando fai parlamentare europeo non fai politica in Italia, perché non ce l'hai il tempo, sei anche localizzato da un'altra parte. Allora, noi ci abbiamo Gori, Nardella, Del Bono, De Caro, Bonaccini, vanno tutti là, e che fanno la comune riformista nel Parlamento europeo? Chi rimane qua con cui parlare su quando tu c'hai da fare una cosa e speri che qualcuno non arrivi dal PD e ti dica io non la posso fare perché 5 Stelle non voglio? Questo è un grosso problema politico per il Partito Democratico. Aggiungo che la migliore classe dirigente del PD è quella che viene dalle amministrazioni, perché si è cimentata con l'amministrazione. Se viene spedita tutta in Europa, gli rimane poca classe dirigente capace sul piano amministrativo e gestionale, che poi è quello che conta. Però sono scelte loro, io posso solamente dare dei consigli, poi faranno quello che vogliono, ovviamente. Senta, voi in questa regionale vi state, diciamo, guardate caso per caso, diciamo, no? O c'è una linea comune? No, noi guardiamo, nella grande maggioranza dei maggioranza casi, è chiaro, con l'alleanza. Facciamo un'alleanza di centrosinistra, sì, e riformista. Poi ci sono, diciamo, dei casi sui quali per Marco può, diciamo, essere più
preciso di me, dove il centrosinistra fa delle candidature un po' folli oppure molto spostate su un piano appunto ideologico, sui 30 all'ora per dirla semplicemente, e in quel caso noi cerchiamo di trovare un candidato di espressione di liste civiche, e se anche l'appoggio è il centrodestra, ovviamente non devono essere dei fascisti e non devono essere, non è quello il problema, anche perché quando stai in un piccolo comune, punto vero è che tu hai bisogno di qualcuno che sappia gestire la cosa, perché poi non è che devono decidere se dare le armi all'Ucraina o non dare le armi in Ucraina, devono sapere riparare un lampione. Cioè. In Emilia-Romagna quindi cosa pensate di fare, diciamo, quando ci saranno le regionali? Diciamo, guarderete il candidato? No, discuteremo per trovare un candidato di centrosinistra che sia un candidato valido, e cercheremo di vedere anche un programma che non sia un programma appiattito sul Movimento 5 Stelle. Io credo che alle regionali il Movimento 5 Stelle, come ha dimostrato, ha preso meno di noi, quindi voglio dire, e noi siamo un partito, voglio dire, che è nato 10 anni dopo il Movimento 5 Stelle, quindi penso che sono poco radicati, sono molto rompipalle perché non fanno fare niente, forse ci potrebbero fare un pensierino a tenerli fuori dalla coalizione. Del resto l'ultima volta qui non c'erano dentro, no? Io mi ricordo, io ho fatto la prima battaglia di Azione, questa, era appena nato il partito. E all'epoca c'era tutto un altro film che oggi, a riguardarlo oggi, ci fa ridere, no? Cioè Salvini che, dove, ti ricordate, sul balcone di Forlì, allora le sardine in piazza, allora, cioè noi abbiamo realisticamente pensato in questo paese che c'era a rischio la democrazia per uno che poi si è rivelato, insomma, un cretino in mutande al papete, cioè vogliamo renderci conto? Cioè noi abbiamo avuto paura per la democrazia italiana per Salvini. Allora, io credo che abbiamo fatto una roba tipo "Oddio, mamma, li fascisti". E noi abbiamo partecipato a quelle elezioni cercando, nella lista Bonaccini, cercando invece di lavorare sulle questioni. E quindi sì, cercheremo di fare un'alleanza centrosinistra. In quell'epoca non c'erano i 5 Stelle, io terrei fuori i 5 Stelle e non farei un'altra campagna dicendo "mamma, li fascisti", perché invece di Salvini c'è Vannacci. Che c'è, io voglio dire, uno sente parlare Vannacci e capisce che Vannacci il colpo di Stato non fa manco a casa sua. Per cui dobbiamo incominciare a parlare delle cose seriamente. Bene, io direi che ringraziamo davvero tanto il senatore Calenda e il senatore Lombardo per essere stati qui con noi. Ovviamente avremo modo e piacere di avervi ulteriormente ospiti in altre occasioni quando ripasserete di qui. Ricordo Carlo Calenda, Il patto oltre il trentennio perduto, il libro appunto del senatore. Grazie, noi adesso ci fermiamo, una breve pausa, poi torniamo in studio ancora con altri ospiti e altri argomenti. A tra poco. Di nuovo in studio con Daedalus, dopo Carlo Calenda continuiamo a parlare di politica e lo facciamo con un ospite che è già stato qui nei nostri studi anche recentemente, lo salutiamo e lo accogliamo con grande piacere perché è l'assessore regionale alla cultura Mauro Filicori. Buonasera Filicori, bentornato a Daedalus. Buonasera. Allora, dalla politica nazionale a quella locale, ma non troppo, perché ovviamente c'è da fare il punto su come sta andando dalle nostre parti le vostre politiche per aiutare la cultura in Emilia-Romagna, ma parleremo anche eventualmente di altro e temi più specificamente politici, ma intanto cominciamo, Filicori, col dire come sta andando una sorta di piccolo bilancio, no? Visto che tra poco più di un anno si voterà anche in regione, anche per la regione, come sta andando, come sono andati i primi 4 anni, diciamo così, sotto la sua, diciamo, supervisione da assessore alla cultura? Ma io penso che possiamo essere abbastanza soddisfatti. Diciamo, la cultura è un mondo meraviglioso e non c'è limite alle possibilità che la cultura ha di fare e quindi anche di spendere. In anni però difficilissimi dal punto di vista del bilancio, noi abbiamo salvato il sistema. I teatri hanno resistito, i cinema hanno resistito, i musei, le biblioteche, gli archivi. E questo considerando il Covid, considerando la guerra all'Ucraina, l'alluvione e adesso di nuovo i nuovi eventi di guerra in Medio Oriente e altrove, e quindi le difficoltà di bilancio per fronteggiare tutto questo, è un buon segno. Direi che in molti casi abbiamo addirittura dei risultati positivi. Proprio in questi giorni abbiamo presentato il nuovo piano triennale del cinema e abbiamo tutti segni più. Sono
molti di più i film che aiutiamo, le grandi produzioni che vengono a girare qua, però finanziamo anche le opere prime e le opere seconde, che sono i grandi registi di domani. Finanziamo le sale, la sopravvivenza delle sale. Proprio di oggi la notizia che c'è una ripresa delle sale cinematografiche. Dopo il Covid tutti i teatri avevano riaperto con pubblico, le sale stentavano, invece abbiamo ottime notizie. Mi ricordo che lei stesso qualche tempo fa, proprio da questi schermi, disse che un po' il cinema faticava, invece adesso stanno riprendendosi. Io temevo, perché la concorrenza della televisione, delle piattaforme, sì, è spietata. Certo. E quindi, però invece abbiamo buone notizie. Diciamo che in campo culturale la cosa bella che stiamo facendo in questi anni è che la nostra politica culturale non è solo cultura, per la sua bellezza, per la sua importanza, ma è anche industria, economia, lavoro. Abbiamo delle leggi come quelle sul cinema che servono a far sì che aumentino le nostre case di produzione, la capacità di distribuzione, la presenza nei mercati anche internazionali. E dunque direi che il bilancio è buono e ovviamente abbiamo adesso delle nuove ambizioni. Direi che la parola ambizione deve essere sempre quella scritta sulla porta quando si entra negli assessorati alla cultura. Non c'è nulla di più sbagliato che accontentarsi. Accontentarsi secondo me non si concilia bene con la parola cultura, che deve avere sempre ambizioni nuove. E poi appunto questo programma che avete presentato recentemente sulle investimenti e sulle politiche per gli audiovisivi, quindi i film, va anche per i prossimi anni, quindi chiunque sarà il prossimo assessore alla cultura si troverà un lavoro già fatto, già preparato da lei. Ma sì, diciamo che chi va al servizio della regione o della nazione o di un comune, diciamo, va al servizio, non va per se stesso. Dunque il dovere che ciascuno di noi ha è di lasciare un assessorato che funziona meglio, che produce di più magari spendendo meno, col personale più qualificato, più soddisfatto. Ecco, questa è un po' l'ambizione. Spero di consegnare una cosa che funziona meglio di quella che ho trovato, che peraltro funzionava piuttosto bene, quindi non ho trovato nulla di negativo. State preparando e anche pensando magari qualche evento particolare? Sappiamo che insomma a volte, anzi molto spesso, lanciate mostre di grande richiamo in Emilia Romagna, ce n'è già qualcuno? Avete qualche progetto per il 2024? Ma adesso intanto cerchiamo di legare la cultura alla politica del territorio, quindi abbiamo questo grande festival sul Po, che vogliamo molto rafforzare, concerti che si svolgono, perché quello è un territorio che ha bisogno di essere promosso. E noi vediamo in tutta Europa i grandi fiumi sono anche dei grandi luoghi di incontro, di turismo, di cultura, mentre invece il Po stenta un po' in questo, e questo festival lo facciamo. Uguale per l'Appennino, vogliamo sempre di più avere manifestazioni come sono quelle a Bologna di Crinali, quindi per tutta l'estate abbiamo spettacoli. Quest'anno poi, col fatto che Grissana ha avuto questo premio del PNR intorno alla Rocchetta Mattei, avremo moltissime attività. E direi che anche quest'estate avremo un secondo grande momento dedicato al liscio. Proprio in questi giorni abbiamo concerti, esibizioni di ballo in tutta la regione. Candidiamo il liscio a patrimonio immateriale dell'umanità e vogliamo far vedere a tutti che il liscio non è qualcosa di bello, ma di sepolto, di morto, ma è una pratica ancora molto viva. Ci sono tanti musicisti giovani che ci lavorano su, non è solo ricostruzione filologica ma anche creatività. E dunque queste sono le cose che ci attendono per l'estate, ovviamente assieme alle grandi cose tradizionali come il cinema in piazza. Le mostre sono tante e sono in corso, ci sono belle mostre, i Fasti Farnesiani a Piacenza ad esempio, questa mostra dei CCCP che ha un successo straordinario, e questo gruppo, diciamo, di punk rock sovietico, ci sono anche concerti in vista a Berlino, c'è un film in circolazione di grande successo. A Ravenna abbiamo appena chiuso la mostra di Buri, bellissima. Siamo
siamo una regione policentrica in cui ogni città produce qualcosa. Io adesso guardo con particolare attenzione a Piacenza, perché Piacenza è una città tutta da scoprire. Nessuno, quando si pensa a uno, dove andiamo in gita, a fare la gita, viene in mente Piacenza, no? Viene in mente Ferrara, Ravenna, Parma, più recentemente Bologna. E invece Piacenza è una città meravigliosa, piena di occasioni. Proprio adesso sono state riaperte tutta la cupola ed è possibile vedere e visitare da vicino gli affreschi del Guercino. Proprio un mese fa abbiamo aperto di nuovo, sì, dopo 10 anni, il Museo Guercino, che è un museo veramente formidabile, con tutto un contorno di mostre a Bologna, a Rimini, a Reggio Emilia, a Modena, tutto un contorno di piccole mostre che fanno da corredo della mostra di 100. Certo, sempre sul Guercino. Quindi grande fermento culturale che non si fermerà evidentemente con le elezioni del 2025, ma visto che fino a poco fa avevamo appunto in studio il leader di Azione, lo dico per quei pochissimi che non lo sapessero, invece Mauro Felicori, esponente di Italia Viva, passiamo a temi un po' più politici legati per esempio alla ipotesi terzo mandato per i presidenti di regione. Si parla di ipotesi terzo mandato per Bonaccini. Lei è favorevole o contrario? Ma io sono contrario al terzo mandato, ma non c'entra nulla Bonaccini. Cioè, le discussioni istituzionali vanno fatte a prescindere dalle persone. Non sono quindi contro il terzo mandato perché io non pensi che Bonaccini non sia un buon presidente. Non è un buon presidente, è un ottimo presidente, ma sono due discussioni diverse. Il limite del secondo mandato fu immesso quando si passò all'elezione diretta dei sindaci. I sindaci prima eletti dal Consiglio Comunale, poi eletti dal popolo direttamente, si trovarono ad avere un potere enorme. Allora si disse, per evitare che questo potere enorme poi si consolidi, si cementifichi, mettiamo un limite. Sono quelle forme giuridiche con cui si cerca di mantenere i bilanciamenti tipici delle istituzioni. E come tutti i limiti hanno anche un'ingiustizia, può essere benissimo che sia costretto a non ricandidarsi un eccellente candidato, ma sono preoccupazioni generali che è giusto, secondo me è giusto mantenere. La legge regionale addirittura è ancora più centralistica di quanto non sia quella dei comuni, perché i comuni hanno il doppio turno, invece la legge regionale c'è un solo turno, quindi tu, se ogni partito, anche il più piccolo, è costretto fin dall'inizio a schierarsi, e questo aumenta il potere del candidato vincente. Dunque posso ben dire a malincuore, qualora Bonaccini volesse ricandidarsi, penso che bisogna, così, anche un po', se volete, dolorosamente dire no, è un principio generale giusto e va mantenuto. Per quanto riguarda, visto che comunque abbiamo parlato di regionali, di terzo mandato, ma comunque c'è una scadenza elettorale anche più vicina a noi, perché ci saranno le europee e molte amministrative, non a Bologna ma in tanti altri comuni, per esempio della nostra regione, già a 9 giugno se non ricordo male la data, e si pianifica nel centro-sinistra, centro e sinistra, quindi ipoteticamente anche Italia Viva, l'ipotesi di eventuali primarie di coalizione. Lei cosa pensa di questo strumento? Spera che Italia Viva sia coinvolta? Pensa che parteciperà? Cosa ne pensa? Ma io sono abbastanza affezionato all'idea delle primarie, un po' perché siamo un po' obbligati dal fatto che i vecchi partiti forti, potenti, dove c'è un gruppo dirigente che non solo decideva, ma aveva anche l'autorevolezza per decidere, quindi anche chi quell'ambizioso che desiderava essere candidato, ma il segretario del partito gli diceva, metteva la mano sulla spalla e diceva tu sei bravo, bravissimo, sei una risorsa, però noi candidiamo quell'altro. Non ci sono più queste figure, quindi un meccanismo per regolare le ambizioni che sono sacrosante va trovato. E dunque io penso che sia sbagliato essere preoccupati sul fatto che le primarie dividono, e invece bisogna vedere nelle primarie una grande dispendio di energie, di idee,
di vitalità. Ecco, quindi io, ovunque non ci sia un candidato in cui a cui naturalmente va l'unità di tutti, le primarie siano un ottimo strumento, devono essere primarie di coalizione per forza, perché altrimenti la primaria del partito grande diventa interna, diventa un'arma contro i partiti piccoli, no? Perché dopo, quindi a me è un meccanismo che piace e penso che sia un po' sbagliato. Mi sembra di vedere qui in Emilia Romagna, nel PD, troppa preoccupazione che le primarie dividano. Invece penso che si debba avere più fiducia nel fatto che i partiti sono molto indeboliti, però c'è tanta vitalità, come si è visto anche poi nelle stesse ultime elezioni regionali col Movimento delle Sardine, da cui io sono anche un po' lontano per alcuni aspetti, ma che invece però fu un movimento vitalissimo, un segno di tanti giovani che avevano voglia di partecipare. Senta, ci prendiamo questi ultimi minuti per parlare di un tema, il tema all'ordine del giorno su Bologna, l'introduzione, non l'introduzione della Bologna 30, ma l'avvio delle sanzioni che sono cominciate martedì scorso. Le faccio vedere un breve video che ci hanno mandato questa mattina proprio due comici che lei conoscerà, Malandrino e Veronica, che hanno fatto anche per noi, pensando a noi, questo filmato per le strade di Bologna. Allora, vediamo. Malandrino e Veronica. Amici, un saluto dal vostro padre, Viale Virgilio Bozzi. Da Marco Pedulini, sì. Allora, ci scrivono alcuni fedeli che vogliono venire a Bologna e vogliono sapere come comportarsi per questo, 30, sapete, questo traffico 30, è difficoltoso. Beh, non c'è problema. Basta seguire i segnali. Adesso sì. Prendiamo la macchina di Monsignore. Cosa hai fatto? Poi ci parlo io. Che c'ha il satellitare che controlla la velocità. Guido io. Ma che guidi tu? Adesso siamo sui viali. Il limite qua è 50 all'ora. 50, esatto. Però qui non vedo cartello, ma girando a destra che cartello? Guarda, zona 30. Zona 30. E multa 36, 34, vabbè, adesso 34, 38, o guardo 30, la strada o guardo il contachilometri. Così giusto. Ci siamo. Siamo sul ponte di San Donato. Appunto. Ponte 50. Ponte 50. Vè cartello? No, vè cartello perché il satellitare è parola, capito? Del signore. No, non del signore. Ah. Limite qui siamo sempre a 50 qua dove c'è la scuola, zona 30. Zona 30, lo vedi guardalo, zona 30, perché è zona più ricca questa, ma è meno, no, perché fuori, è affollata, è molto affollata, quindi siamo tornati 50. Lavori tram, cartello, vai, cartello, cartello 30, dopo i lavori, i lavori scambierà, diventerà 50, ecco, tre corsie, non vai cartello, no, 30 all'ora, deve andare a 30 all'ora. Ecco, deve andare a 30 all'ora, qui è 30 all'ora. Ma mi prendo una legnata e si va da 30 all'ora. Cartello 50. Martinetti. Guardate che strada meravigliosa. 50 all'ora, sì. 50. Ma io leggo 90, può essere. Quello lì è un 90. 90 all'ora, ah, ecco. Questo. Perché qua 90 all'ora? Cartello. Vedo cartello che ci dice zona 30, 30. Vada a 30 all'ora, ho per capito, ma era la strada dei 90, era la stessa strada. Attenzione, fine zona 30, siamo a 50 il limite, sì. Mi dice cartello, non è cartello, è un vero pasticcio, c'è un po' si va a 30, poi 50, poi 30, poi a 90, poi a 40 e uno praticamente perde la Trebisonda. Siamo in via Farini, quindi è 30 la velocità. Attenzione. Massima. Che succede? 5. Dove? Qui, satellitare. Il satellitare mi dà 5. Aspetta, all'ora. Mi fermo perché sennò qui mi ammazzano. Quindi il problema non è tanto i 30 all'ora, ma dove sono e quanti sono. Anche il vigile va in ambasce. Da Bologna, padre Viale Virgilio Bozzi e Marco Pedulini. Vabbè, ringraziamo ovviamente Malandrino e Veronica per questo video scherzoso, insomma hanno voluto scherzare un po' sulla Bologna 30, ma fino a un certo punto, ecco, da tanti contestata come provvedimento, sicuramente ha un senso, la direzione è chiarissima, quella di migliorare la sicurezza stradale, abbassare il numero dei morti sulle strade. Ecco, lei cosa ne pensa, Federico? Non faccio ulteriori preamboli perché io parlerei 20 minuti della Bologna 30, ma voglio sentire lei, Federico. Ma io sono abbastanza perplesso, l'ho anche già scritto. Insomma, innanzitutto, qual è l'obiettivo di una politica della mobilità? Si chiama mobilità, noi l'assessore alla mobilità, non è l'assessore alla immobilità. L'obiettivo è che le persone possano andare a scuola, andare al lavoro, consumando meno tempo possibile.
Quindi l'obiettivo vero di una politica di mobilità è la velocità, non la lentezza. E quindi la sicurezza è sacrosanta, ma la sicurezza è una condizione, è un requisito, è la cornice dentro cui vanno le tue politiche, non è il nostro obiettivo. Non è che il nostro obiettivo è di andare sicuri, perché di per sé andare sicuri è una condizione necessaria, ma noi dobbiamo andare sicuri e veloci. Questo è se il discorso ideologico. Poi secondo me è sbagliato affrontare questi temi solo in chiave ideologica. Penso che non sia stato, o non l'abbiamo visto, lo vedremo. Comunque penso che ci vuole un progetto che parta dai dati di fatto, dove sono gli incidenti. Ma gli incidenti a che velocità avvengono? Perché se gli incidenti avvengono quando l'automobilista scorretto va oltre i 50, allora la questione della sicurezza sacrosanta deve essere su come punire chi va oltre i 50. Se davvero ci sono delle zone dove esistono incidenti nella velocità fra i 30 e i 50, allora lì bisogna fare una politica della sicurezza. Non importa fare un discorso generale. Ecco. Quindi bisogna partire dai dati della realtà, studiare le soluzioni, perché, insisto, così come tu mi puoi dire non superare i 30, mi devi anche aiutare a raggiungere i 30, perché due terzi del tempo che noi passiamo nella strada non facciamo nemmeno i 30. E quindi è proprio l'atteggiamento che ci vuole verso il diritto, secondo me, sacrosanto, delle persone di perdere poco tempo nel trasporto. Bisogna stare attenti un po' in generale. L'amministrazione di una città è difficilissima e quindi anche, diciamo, bisogna anche essere moderati nelle critiche. Io per esempio invito certe proteste che ci sono anche sui 30, penso che debbano essere fatte con più moderazione, più saggezza. Amministrare una città è difficile, è complessa, quindi ci vuole rispetto per gli amministratori, però bisogna anche stare attenti che per quanto sia importante la comunicazione non può sostituire del tutto l'amministrazione, e quindi i temi vanno studiati, ci vuole il tempo che ci vuole, ci vogliono dei progetti comprensibili con dei dati. Per esempio tutta questa discussione si svolge con pochi dati o zero dati, ma invece i progetti sono fatti di dati, statistiche, percentuali, sensori che rilevano le cose. Vediamo, ecco, visto che l'Epore, il sindaco, ha dichiarato che sulla base dell'esperienza si faranno delle correzioni, questo è un atteggiamento empirico, direi scientifico, che io apprezzo molto. Quando si vede un po' arrendersi all'evidenza, tener conto dell'evidenza delle cose, e quando si capisce che si può correggere, correggere. Ecco. Sì, sono stati portati dei dati magari a supporto della Bologna 30 che si riferiscono però per esempio a città europee, non è meglio specificato, insomma qualche lato oscuro c'è, nel senso che molte città europee che adottano i 30 non l'adottano su tutta l'area urbana così come sta facendo Bologna, o comunque sono città europee che hanno la metropolitana, hanno sistemi veloci di trasporto, hanno parcheggi ovunque. Cioè la mobilità, come diceva lei Felicori, è un argomento molto complesso e sono perfettamente d'accordo con lei quando dice che ci vuole rispetto comunque per il sindaco, perché chiaramente amministrare non è facile ed evidentemente anche il sindaco ha in pancia, tra virgolette, una serie di realtà che lo sostengono e che sono molto battagliere nel voler portare avanti questa Bologna 30. Cosa ne dice? Sì, ma diciamo tutte le opinioni sono sacrosante. Io quando dico il dibattito non deve essere ideologico non è che voglio contestare le ideologie sono importanti, ci guidano, sono un po' anche la benzina della nostra intelligenza. Poi bisogna vedere i dati alla mano. Per esempio lei citava una cosa sacrosanta, cioè se noi mettiamo i limiti a 30 in una città che vive solo di trasporto su gomma, i 30 all'ora vale anche per gli autobus, vale per gli taxi, vale per gli NCC, quindi noi stiamo rallentando tutto il sistema. Quindi uno dice, beh, ai 30 all'ora ci vuole troppo tempo in auto, vado con l'autobus, ma uguale, vado col taxi, ma uguale. Quindi questo, per esempio, i paragoni con le altre città che sono tutte dotate di sistemi su ferro, addirittura sotterranei, è un paragone che non sta in piedi. Poi insomma, poi i dati li dobbiamo rilevare sulla nostra città, non
non sulle altre. Grazie Mauro Felicori per essere stato con noi, come sempre. Avremo con piacere ancora altre occasioni per ospitarla. Vi ricordo, a proposito di cultura, non perdete l'appuntamento di domani sera su ETV alle 21 con Dedalus Speciale. Domani sera vi portiamo per la prima di addirittura 4 puntate all'interno della Basilica di Santo Stefano, le 7 chiese. Credo che a livello televisivo non sia mai stata fatta una serie di 4 puntate, manco Netflix, sulla Basilica di Santo Stefano. Quindi invitiamo anche l'assessore a guardarci. Domani sera alle 21 Dedalus Speciale. Grazie ancora a Felicori, grazie a voi per averci seguito, vi auguro una buona serata. In collaborazione con... Vuoi aprire un'attività? Apri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna allo 051 64 87 550. First things first.